No, via! Chiuditi! Stanno bruciando delle macchine qui a Praia Mare. Guardate quello che sta succedendo in questo momento in diretta. Siamo col sindaco, ma credo che il caldo, la gente sta spostando di corsa tutte le macchine, c'è anche un camper. È una cosa incredibile, in questo momento stiamo riprendendo una Nissan che sta bruciando, ma che sta prendendo anche un'altra Peugeot in presa diretta. Ecco, questo è quello che sta accadendo, dove il sindaco, è sua la macchina. È mia la macchina. Dove è successo? Ma è la combustione. Ma quale combustione? Quella è al fresco la macchina. L'hanno acceso là sotto, hanno acceso l'erba, vedi? Hanno acceso l'erba. Ok. Via, 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 veloce! Stanno bruciando le macchine! Veloce, veloce, via, via, vai, 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 vai! Questo è quello che sta accadendo in questo momento a Praia Mare, la combustione, il caldo. Ma secondo lei, sindaco, stanno vedendo altre macchine, toglietele! Veloce, veloce, veloce! Dai, 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 dai! Veloce, prendete la macchina! Dai, la Peugeot! Via, via! Via, via! Sindaco, cosa è successo? Cosa è successo? L'hanno bruciato sotto le serpaglie, perché la macchina è diesel, messo a frisco. Padre, portami il telefono per piacere. Sto riprendendo io, guardi, le sto riprendendo. Porco Dio, io ho tutto in macchina, ciò. È un ispettore di polizia? Sì, sì, sono ispettore di polizia, so. Quindi com'è successo secondo lei, sindaco? Hanno bruciato l'erba là sopra, perché la macchina era fresco. Eri con me tu? Era il fresco. Incredibile. Ma poi è diesel, non può prendere questo fumo. Oh, la miseria. Attenzione. Questo signore che è ispettore era in vacanza, qual è? Eh certo, sì. Mi dispiace. Tre giorni, guarda. Le è costato caro questo weekend. Stanno togliendo le altre macchine. Ho messo anche al fresco. Sì, perché è possibile combustione. No, io faccio il commercialista. Sì, sì, lo so. Che dobbiamo fare? Sindaco di Praia. Sì. No, fate tutto quello. Chiamo anche il 113. Eventualmente ha bisogno del video, io lo chiamo. Sì, sì. Ecco, questa è la situazione. Sono Lino Polimeni, un collega. Abbiamo chiamato tutti nel momento in cui abbiamo visto le immagini. Sì, ma non può prendere la macchina. Ma no, ma è diesel. Non prende la macchina, il diesel non può prendere. La posta al fresco stava. Incredibile, in diretta. Questo il signore ha salvato la macchina per 30 e 31. Di chi è questa macchina? La salvata proprio, è stato bravo, complimenti. Per un attimo, guardate quella Nissan che brucia, il calore, qualcuno parla di combustione, ma le macchine, i turisti stanno prendendo e stanno scappando tutti, stanno prendendo altre macchine, guardate un attimo cosa sta accadendo in questo momento in diretta con Lino Polimeni, altre erbacce, quindi credo che i pompieri che abbiamo chiamato da 15 minuti, ecco una cosa incredibile, che i pompieri chiamati da 15 minuti non arrivano. E dov'è il sindaco? Sono 15 minuti che abbiamo chiamato i pompieri. 15 minuti, sindaco, 15 minuti. Lo so, lo so. Ecco qua, quello che sta accadendo. Stanno bruciando le macchine, stanno scappando tutti. Questo è quello che sta accadendo, ma stanno aumentando anche. Fate passare. Ecco qua. È arrivato forse. Questa di chi è? Non lo sappiamo. Di chi è? Gli conviene rompergli il vetro. Rompetegli il vetro se dovete salvarla. Ok. Vai, vai, salvatevi questa macchina. È incredibile. Tentano di salvargli questa macchina. Vai, togliete a folle. A folle, veloce. Stanno salvando la macchina in presa diretta, guardate. Folle. Via. C'è il... A rete, alzatevi dietro, vogliono salvare questa macchina da Praia Mare, guardate, vai, 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 tutto in presa diretta,
da Praia al Mare, eravamo per raggio di sole, c'è il sindaco, la gente sta salvando le macchine che sono anche chiuse, che non riescono neanche a liberarsi, quindi stanno tentando in qualche maniera di salvarle. Guardate cosa sta succedendo, anche la solidarietà tra automobilisti e turisti qui a Praia al Mare. Speriamo bene, interessante che c'è un istintore, possono spegnere le fiamme, è importante l'istintore per spegnere le fiamme qui in questo momento. Ma non lo so, veramente questa è una cosa incredibile. Sta aumentando. Vai la 500, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sali! Devi accendere la macchina! Da un quarto d'ora che l'hanno chiamati. Via, via, via! 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 Via, l'hanno salvata sta macchina! Dai! Forza! L'hai salvata, dai che l'hai salvata, forza! L'ho accorto in automatico, è andata bene, sì. Attenzione, i pompieri non arrivano. Fabio, Fabio, i pompieri non arrivano. Sono giorni di traffico, purtroppo stiamo aspettando, ma qua non aiutano. È incredibile, guarda. Stanno ostacolando anche il traffico e non aiuta in questa fase. Comunque già abbiamo però un quarto d'ora che abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Hanno chiamato pure lei, intanto... Hanno lasciato la macchina sola, hanno salvato l'ultima che rimane, che è vicina alle Serpaglie, e quella Peugeot rossa in fondo. È scarico, è scarico. Hanno salvato l'ultima macchina, che è questa, guardate. Eccola qua. È andata bene, è andata bene. Signora, vada dietro, signora, vada dietro. Hanno salvato quest'altra macchina. Vada dietro, dietro, signora. Dai, 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 dai! Incredibile, da Praia al Mare, eravamo col sindaco in diretta, stavamo registrando una puntata di Raggio di Sole, al parcheggio, combustione, Serpaglie che bruciano, e sì, tutto a fuoco. Come possiamo concludere, sindaco? Che concludiamo? Che stiamo ascoltando le forze dell'ordine, ma non è... Vigili del Fuoco, ok, a dopo, a dopo. Buon lavoro, con lei, ciao. È pericoloso adesso per lui, rischia, rischia. No, è pompiere, lui è vigile. Ma, è vigile, ah, è vigile del fuoco. È un vigile del fuoco. Ma non la spegni, basta. La polvere. Basta. Oh, salvato gambe. Toglietevi, toglietevi. Oh, va l'erba, l'erba. Il camper sta bruciando. Tutto in presa diretta, polizia, carabinieri in borghese che stanno tentando in qualche maniera di spegnere anche il camper. Tutto dobbiamo toglierci perché è pericoloso. Nel frattempo i pompieri, caro, stanno arrivando. Da Scalea stanno arrivando i pompieri. Probabilmente arrivano quando è spento tutto. Questa è la situazione. Un signore che viene in vacanza, un collega, tranquillo, per passare tre giorni, purtroppo, gli è costato così caro. Sicuramente avranno buttato qualche sigaretta, qualcosa. Serpaglie, Serpaglie. Questa è la situazione, noi continuiamo ancora con Raggio di Sole, fa parte. Questo è successo e l'abbiamo ripreso per diritto di cronaca. Grazie Carletto. Se arrivano i vigili del fuoco... Guardate, tutta la gente si è riversata qui, guardate quanta gente, tutti hanno le macchine parcheggiate, una attaccata all'altra, e purtroppo c'è stato lo sfortunato commissario di polizia che ci ha rimesso la macchina, e questa è una cosa che ci dispiace tantissimo, veramente. Lei come si chiama, ispettore? Come si chiama lei? No, per la televisione siamo qua. Io sono Lino Polimeni di Calabria TV. Stiamo raccontando come è successo. Questo di Salerno ci dispiace molto che lei è venuto in vacanza. Ho messo le macchine al fresco stamattina e purtroppo hanno incendiato le Serpaglie che stavano là e hanno incendiato la mia macchina. Io credo che il sindaco le ha dato la massima collaborazione. Lo so, però purtroppo i vigili non arrivano. Guardi, un quarto d'ora che sono state chiamate. Tutta la macchina piena di roba perché oggi andavo via. Oggi andava via. Oggi alle 4 andavo via. Ecco qua, attenzione.
Attenzione. Poverino, anche il commissario di polizia. Siamo solidali con il commissario. Due minuti che stanno arrivando anche i vigili del fuoco. Quantomeno che salvi i bagagli, l'ispettore, perché sperava che salvava i bagagli. È così, ispettore? Tutto in macchina, c'ho tutto. Tutto in macchina. Tutto in macchina. Sono, due minuti e sono qua i vigili del fuoco. Signori, facciamo un po' di spazio perché se mette. Che arriva, arrivano i vigili del fuoco. Ecco qua. Eccoli qua. Attenzione. Attenzione. Questa è la realtà. Sempre. Sta bruciando. Sta tentando di salvare almeno i bagagli. Perché il serbatoio è di dietro, ispettore, giusto? E speriamo almeno di salvare i bagagli, ispettore. Arriva? Dove sono? Sono arrivate, Lino. Sta arrivando la Scalea questa. Da dove arrivano? Stanno spostando, guardate. Anche perché stanno bruciando le alte serpaglie. Cioè, stanno, perché Calabria TV, Calabria TV, Lino Polimeni. E stanno prendendo le serpaglie, guardate. Sì, guarda, se andava avanti prendeva tutte le macchine. Andava pulito, andava. Le serpaglie vanno tolte. Perché se fanno un parcheggio autorizzato qua, deve essere in custodia, deve essere. Madonna, ho capito cosa volevi dire. Io ho capito che io ho perso una macchina, cioè io non ce l'ho nemmeno incendio e furto sopra, tolto. Per risparmiare qualcosa, ecco, vedi. Cioè non c'è neanche incendio e furto. Niente, non c'ho niente sopra. Incredibile. Ho perso la macchina, vedi. Guarda, incredibile, guarda. Guarda. Dai, ispettore, dai, interessante, cioè, interessante che io lo ritengo, so, però, beh, di fronte alla vita, di fronte alla salute. Difendo la vita. Di fronte alla vita, di fronte alla salute, ispettore. Sta arrivando, è arrivata adesso. Veloce, salviamo almeno i bagagli di dietro. I bagagli di dietro! I bagagli di dietro! Sì, sono arrivati. Tutti, mi può dare il suo cellulare? Sì, io le do tutti i miei contatti. Sì. Abbiamo il video perché, sì, perché anche per magari, testimonianza sì. Dell'ispettore che si chiama come ispettore Dorado. A disposizione le do i miei ricapiti, grazie. I miei contatti. Grazie. E tenga conto anche del servizio. D'accordo col sindaco, vediamo un po' se riusciamo a limitare i danni. Ecco, anche con il sindaco le darò. Sì. Le immagini e qualunque cosa possa fare per salvare l'insalvabile. Ci dispiace che è venuto in vacanza l'ultimo giorno serpaglie è andato in questa maniera. Veramente sono, io tra l'altro sono un frequentatore di Salerno, della città, quindi è il suo nome, non è nulla. Lino Polimeni, forse da Massimo Giletti con il nazionale con la trasmissione Raggio di Sole articolo 21. L'avevo messo apposta, ho fatto il cambio d'olio, tutto bello preciso. Mi dispiace tanto, ispettore. Noi concludiamo qui da Praia a Mare con l'alta diretta. È successo veramente qualcosa, anzi è andata bene di fronte a quella che poteva essere una tragedia, coinvolgendo almeno altre 10 macchine.